elezioni. Oggi la scadenza per la presentazione delle liste ad Homo, 4 candidati, escluso Viggiani, ma farà ricorso. Poi altri nomi per VCO e Alto Novarese. La polizia di Umenia recupera la refurtiva di colpi messi a segno a Cireggio, 2 persone denunciate per ricettazione. Verbania, TAR rigetta richiesta di risarcimento di 2 ditte. Il comune ha diritto di limitare l'uso delle slot machine per la tutela della salute. Strada Falmenta, per la messa in sicurezza occorre verificare la possibilità di un cofinanziamento con fondi ATO e regionali. Sull'isola Pescatori, un museo dedicato alla pesca è stato voluto proprio da chi continua a portare avanti questa attività. La Paffoni vince gara 3 contro Iesi, allunga la serie ma perde il lungo americano Smith per un infortunio al ginocchio. Ben ritrovati, la pagina elettorale in apertura di giornale. Scaduto oggi alle 12 il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati a sindaco delle prossime elezioni del 5 di giugno. Colpo di scena a Domodossola, dove i candidati dovevano essere 5, ma la lista a sostegno di Viggiani è stata ricusata. Al momento dunque i candidati alla poltrona di primo cittadino sono 4, ma Viggiani farà ricorso. Domodossola si conferma città vivace nella competizione elettorale. 11 le liste in campo per governare il capoluogo dell'Ossola. A dire il vero, alle ore 12 in municipio erano state presentate in tutto 12 liste, consegna che ha tenuto con il fiato in sospeso sino all'ultimo, quando anche Forza Italia si è presentata per registrare la sua lista, dopo che una 60ina di firme raccolte non erano state ritenute valide. Poi però la commissione elettorale ha estromesso la lista dell'avvocato Marco Viggiani, uno dei 5 candidati sindaco, perché la lista non rispetta le quote rosa. Viggiani ha spiegato che all'ultimo una donna ha ritirato la propria candidatura. Sono rimasti così con 3 donne invece che con 4, come previsto dalla legge. Viggiani ha tempo fino a lunedì per presentare ricorso al TAR e lo farà. Intanto ufficialmente sono in 4 a contendersi la poltrona di primo cittadino: Mariano Cattrini per il centro-sinistra, Lucio Pizzi per il centro-destra, Monica Corsini per i 5 Stelle e Bernardino Gallo con le sue 2 liste civiche. Bernardino Gallo può contare su una Unione Nuova Autonomia e sulla lista di Domodossola. Il centro-destra, che candida Lucio Pizzi, ha al suo attivo 4 liste: Lucio Pizzi sindaco, Lega Nord, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il centro-sinistra, che sosterrà Mariano Cattrini, si schiera con la lista del PD, Sinistra per Domo, Democrazia, Mariano Cattrini sindaco. E infine il Movimento 5 Stelle con la candidata Monica Corsini. Sulla scheda elettorale i candidati avranno questo ordine: prima Cattrini, poi Corsini, Gallo e Pizzi. E dopo Domodossola, il riepilogo degli altri aspiranti primi cittadini nei comuni di VCO e Alto Novarese, dove si andrà alle urne. Iniziamo dal nuovo comune nato in Valle Antrona. Sentiamo chi è in lizza per essere il primo sindaco di Borgo Mezzavalle. Chi sarà il primo sindaco della nuova realtà amministrativa di Borgo Mezzavalle? La sfida è in Valle Antrona e tra i 2 primi cittadini uscenti dei comuni andati a fusione, Seppiana e Viganella. Si fronteggiano Alberto Preioni alla testa della lista per Borgo Mezzavalle e Giuseppe Colombo di Uniti per Borgo Mezzavalle. Una sfida a 2, così come in tutti i comuni minori del VCO Rinnovo. Sempre in Ossola, ma in Valle Anzasca, i cittadini di Macugnaga saranno chiamati a scegliere tra Mario Ermini di Macugnaga adesso e il sindaco uscente Stefano Corsi alla testa di Nella continuità di una nuova alba sul rosa. A Trasquera candidati sono il sindaco uscente prima del commissariamento Geremia Magliocco di Insieme per Trasquera e Arturo Lincio, già primo cittadino in paese negli anni passati, per la lista Stella Alpina. Nella Piana Ossolana, rinnovo amministrativo a Premosello Chiovenda, in lizza Giuseppe Monti, sindaco uscente alla sua 4ª candidatura, alla testa della lista civica con l'oro Premosello Cuzzago, la numero 1, e l'ex consigliere di minoranza Elio Fovanna, portacolori di Premosello Un Ponte Verso Domani, lista numero 2. Anche a Belgirate si ricandida il sindaco uscente Flavia Filippi per Belgirate Viva. Il suo avversario alle urne è Walter Leto di Belgirate Carcioni Punch, partecipiamo alla sua prima esperienza amministrativa. Chiudiamo la mappa elettorale del VCO con il Cusio. A Quarna Sotto gli elettori potranno scegliere tra il primo cittadino uscente Matteo Ceresa, alla testa della lista Uniti per Quarna, Solidarietà, Amicizia e Lavoro, e Paolo Gromme con la lista Quarna, volto nuovo sulla scena amministrativa.
Siamo ai comuni del Novarese. Sarà gara a tre a Borgo Ticino per decidere chi sarà il successore di Francesco Gallo, sindaco uscente. In lizza ci sono Giovanni Orlando con la lista Democrazia e Lavoro, già la guida del paese per due mandati e l'ultimo nel ruolo di vice sindaco. A contrastarlo ci saranno Michela Marchesini con la lista Lega Nord Piemont e Alessandro Marchese con il gruppo Borgo Insieme. A Comignago il sindaco uscente, Piero David, corre in solitaria, dovrà quindi fare i conti con il quorum. La sua lista si chiama Futuro per Comignago. Ritorna in sella quorum permettendo anche Lorena Vedovato, che a capo della lista dorme il letto il paese che vogliamo, Lorena Vedovato sindaco. Il centro è stato commissariato dopo la caduta di Clemente Mora. Marco Baldino, viceprefetto, regge sino all'elezione. È sfida a tre pure a Invorio. Roberto Del Conte, ora assessore ai servizi sociali, con la lista Uniti per Invorio, rappresenta la continuità dopo l'uscita di Dario Piola. A sfidarlo ci sono Alberto Rollini, pure lui assessore uscente, con il gruppo Sosteniamo Invorio, e Dina Bonelli, segretaria della residenza per anziani del paese, guiderà la lista Invorio Viva, Viva Invorio. Un terzetto in lizza anche a Nebbiuno, dove l'Ispiaterra, sindaco uscente, cerca la riconferma. Stesso nome alla lista, le ali per Nebbiuno. I suoi avversari alle urne sono Fabrizio Favino, nuovo alla vita amministrativa, alla testa di Noi ci crediamo, e Giambattista Bertoli, già sindaco del paese e nell'ultimo governo seduto sui banchi dell'opposizione, alla guida della lista Bene Comune. La cronaca: a Omegna gli agenti del commissariato hanno recuperato la refurtiva dei colpi messi a segno nei giorni scorsi a Cireggio, denunciati per recettazione un italiano e un marocchino. Grazie ad una perquisizione a casa di un marocchino con precedenti per droga, gli agenti del commissariato di Omegna sono riusciti a recuperare la refurtiva dei colpi messi a segno la scorsa settimana nella frazione di Cireggio. Nella garage dell'uomo, sottoposto tra l'altro anche agli arresti domiciliari, sono state ritrovate alcune biciclette, risultate poi rubate. Successive indagini, svolte anche con il prezioso ausilio delle testimonianze di alcuni cittadini, hanno consentito agli uomini del commissariato di Omegna, guidati da Luigi Bianco, di scovare anche un complice del marocchino, un cittadino italiano che non aveva precedenti penali. Nella cantina di quest'ultimo è stato ritrovato il buttino dei furti della scorsa settimana, attrezzi da lavoro per un valore complessivo di circa 10.000 euro, rubati a due artigiani di Cireggio. Trapani, una troncatrice e altri utensili, quattro biciclette. Il marocchino e l'italiano sono stati denunciati per ricettazione. Voglio complimentarmi con i miei uomini delle volanti e dell'anticrimine, ha sottolineato in conferenza stampa il commissario Bianco, perché hanno collaborato e grazie alla loro attività investigativa e alla conoscenza del territorio sono riusciti a consegnare alla giustizia gli autori dei furti. Abbiamo recuperato la refurtiva e questo è già un grande risultato, ma poi abbiamo consentito a due artigiani di non interrompere la loro attività lavorativa. Senza i macchinari rubati, infatti, avrebbero avuto grandi difficoltà. Verbania, il Tara ha rigettato la richiesta di risarcimento di due ditte. Il comune ha diritto di limitare l'uso delle slot machine per la tutela della salute dei cittadini. L'amministrazione comunale ha il diritto di limitare l'uso delle slot machine per tutelare la salute dei cittadini. Lo ha stabilito il TAR, che anche grazie a un parere della Corte Costituzionale ha rigettato la richiesta di risarcimento da 1.400.000 euro in totale, avanzata da due ditte di Verbania in seguito al regolamento approvato nel 2005, che consentiva di utilizzare le macchinette nei locali pubblici solo tra le 15 e le 22. Ribaltata così la sentenza del 2011, che su ricorso delle due ditte in questione, la Euromatic SRL e la VNV SS, aveva bocciato tale regolamento ritenendolo illegittimo. Sulla base di tale verdetto, le due società che avevano installato le macchinette nei loro locali nel 2012 avevano chiesto un risarcimento danni per un totale superiore a 1.400.000 euro. La cifra era stata calcolata sulla media degli incassi orari, moltiplicata per le ore di attività perse nel periodo in cui il regolamento era rimasto in vigore. I giudici del TAR hanno ritenuto di riunire in un solo procedimento le due richieste risarcitorie. Questa volta la sentenza è stata favorevole per il comune di Verbania, ritenendo infondata nel merito della questione la domanda di risarcimento delle due società. Nel primo procedimento, infatti, i giudici avevano ritenuto che un regolamento sull'uso delle slot machine fosse materia di ordine pubblico e quindi non di competenza dell'amministrazione comunale. Lo stesso TAR ha poi però chiesto un parere alla Corte Costituzionale, dato che, come si legge nella sentenza, negli ultimi anni ampio dibattito si è sviluppato sulla diffusione, gravità e rilevanza di fenomeni sociali di cosiddetta ludopatia.
La risposta della Corte Costituzionale è infine arrivata. Il giudice delle leggi ha evidenziato come fosse possibile, e peraltro presente in giurisprudenza, una interpretazione che ascriveva la problematica della ludopatia anche a più generali aspetti di tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale, possibili oggetto di regolamentazione da parte dell'ente locale. Tornante pericolante lungo la strada per Falmenta, oggi riunione per capire come intervenire con gli amministratori dell'intera Valle Cannobina e con provincia e regione. Sistemazione della strada di Falmenta. Occorrerà verificare la possibilità di utilizzare fondiato a disposizione dell'Unione dei Comuni del Lago Maggiore per cofinanziare insieme con la Regione la messa in sicurezza del tratto pericolante. La questione è sostanzialmente economica. Ci sono diversi progetti di messa in sicurezza sul tavolo per un costo che varia dai 150.000 ai 200.000 euro. Lo riferisce il sindaco di Falmenta Luigi Milani ed è quanto emerso nell'incontro odierno in Paese, al quale hanno preso parte, oltre al primo cittadino, l'assessore regionale al bilancio Aldo Reschigna, il presidente del VCO Stefano Costa, l'ingegner Proverbio della provincia, il presidente dell'Unione Albertella e gli altri primi cittadini della Valle Cannobina. Fondiato con cofinanziamento regionale sono già stati impiegati in una situazione simile in Vallestrona, da qui la verifica per agire nello stesso modo in Valle Cannobina. Gli interlocutori si sono dati una settimana di tempo per capire se si tratta di una via percorribile, 10 giorni per la stesura del quadro economico dell'intervento. Intanto gli uffici provinciali sono già al lavoro per redigere il progetto. Il cantiere dovrebbe partire a fine mese o al più tardi entro la metà del mese prossimo, qualora si possa agire proprio con i fondi ATO. Ricordiamo che il problema sulla strada per Falmenta è quello di un tornante dove il terreno sta cedendo. Perché se dovesse crollare quel muro andrebbe a interessare anche la strada provinciale di Fondovalle, per cui rischierebbe di essere isolata tutta la valle. Intanto l'accesso in paese è garantito alle auto dei residenti attraverso una piccola pista a lato del tratto interrotto. Resta però interdetto il passaggio ai mezzi pesanti. A Villa d'Ossola bando per la gestione dello stadio Felino Poscio, perché le due società calcistiche cittadine non hanno trovato un'intesa. Una decisione purtroppo alla quale abbiamo potuto certo non venire meno, perché visto che tutto l'anno io personalmente ho cercato una serie di incontri insieme alle due società Voluntasvilla e Virtusvilla di trovare un accordo, come in realtà erano le premesse che ci eravamo fatti insieme quest'estate. E questo accordo purtroppo, e questo mi rammarica molto, devo sottolinearlo, non siamo riusciti a raggiungere. Devo dire la verità che nell'ultimo incontro siamo andati vicinissimi a concludere questa discussione che era nata quest'estate, ma per piccoli dettagli non c'è stato niente da fare. A questo punto era inutile andare avanti e abbiamo quindi pensato come amministrazione, anche perché ci sembrava giusto essere un po' al di sopra delle parti, di organizzare questo bando a punteggio, e chi si aggiudicherà questo bando praticamente avrà la gestione per 3 anni dello stadio. Devo anche dire che ne abbiamo anche approfittato per stipulare anche una convenzione che verrà fatta in realtà con chi si aggiudicherà il bando, dove cambiano un po' le condizioni economiche per quanto riguarda lo stadio. Se fino a quest'anno tutte le spese inerenti allo stadio, vale a dire riscaldamento, energia elettrica e telefono, erano a carico del comune di Villa d'Ossola, dal prossimo anno non sarà più così, ma chi si aggiudicherà lo stadio, quindi col bando, si farà carico anche delle spese. E certo cambierà quello che è il contributo che il comune dà alla società che prenderà lo stadio. Se fino all'altro anno era di solo 2.000 euro, passerà a 5.000, è una cifra che anche questa sarà sottoposta, appunto fa parte del pacchetto, quindi del bando, quindi vedremo come una cifra che si aggira intorno ai 5.000 euro, però appunto il comune andrà a risparmiare circa 10.000 euro da questa operazione, che non è poco. Voltiamo pagina, andiamo a Stresa sull'isola Pescatori, un nuovo museo dedicato alla storica attività della pesca. L'iniziativa è proprio di coloro, e oggi sono pochi, che ancora portano avanti questa attività sul Lago Maggiore. Maria Elisa Gualandris.
Riscoprire le tradizioni della pesca sul Lago Maggiore, un mestiere antico che resiste, anche se il numero dei pescatori è notevolmente diminuito, erano circa 60 fino a 30 anni fa, ora sono solo 5, però è possibile grazie al museo che è appena aperto, proprio grazie all'iniziativa degli isolani, nella vecchia scuola elementare dell'Isola Pescatori. È la casa Ugo Ara, dove visse per anni un noto musicista che alla sua morte lasciò questo bene ai pescatori perché diventasse la scuola elementare. Oggi questi locali, dopo 20 anni di abbandono, riaprono, ospitano il Museo della Pesca, che sarà aperto tutti i giorni fino a ottobre dalle 10 alle 17 con ingresso libero. È richiesta una piccola offerta per poter proseguire nei progetti di ampliamento e ulteriore arricchimento di questo luogo. Com'è nata l'idea di creare questo piccolo museo, diciamo, fatto tutto dai pescatori dell'isola? Allora, è nata da me e Luca, che vedevamo questo posto abbandonato e volevamo recuperarlo e volevamo dare un segno della storia dell'Isola Pescatori. Allora, visto che io e Ivan andavamo già in giro nelle scuole a fare lezioni di pesca, della storia della pesca e tutto, allora ci è venuto in mente di recuperare questo locale per fare questa mostra della pesca. Ecco, qui si possono ammirare reti e altri strumenti di un lavoro che è cambiato completamente, però qua ci sono le testimonianze ancora. Sì, esatto. Allora, noi partiamo sempre con i bambini facendogli conoscere prima di tutto le reti, che sono queste, il nuovo e il vecchio. Io faccio proprio toccare ai bambini il cotone e il nylon in modo che capiscano la differenza e raccontiamo dei racconti dei nostri nonni, dei nostri genitori e raccontiamo come facciamo noi a pescare oggi. Ecco, e oggi voi resistete, il pesce di lago, dobbiamo dirlo, è un prodotto di qualità e di eccellenza e non deve morire questa tradizione. No, speriamo di no. Adesso il lago ha subito dell'inquinamento nei decenni scorsi, adesso è una delle acque più pulite, infatti il Lago Maggiore ha la potabilità. Speriamo che di recuperare delle specie pregiate, mentre in questo momento stanno dominando delle specie meno pregiate. Lei aveva seguito dall'inizio il percorso che ha portato alla nascita di questo museo? Sì, esattamente, è avvenuto nel 2004, quando Stresa era governata dal commissario prefettizio. Io in quel momento mi occupavo di cultura, c'erano i piani Interreg e insieme abbiamo programmato fin da allora la nascita di questo museo. Questo museo va a impreziosire l'offerta dell'Isola Pescatori anche dal punto di vista turistico, oltre che storico. Senz'altro, oggi si è aggiunto un locale, un museo che mancava all'isola, perché essendo l'Isola Pescatore e avere un museo dedicato alla pesca, direi che è la posizione ottimale, è il meglio che si può dare. Abbiamo la Casa Ruffoni come museo del vecchio Ruffoni. In più, aggiungendo questo piccolo museo dei pescatori, si dà un valore aggiunto in più per venire a visitare l'isola. Edizione 2016 di Bim Bim Bici, manifestazione promossa da Bici in Città nell'ambito della giornata nazionale voluta da FIAB. L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi in municipio a Domo. L'appuntamento è per domani alle 10 in piazza Mercato. Madrina della manifestazione sarà Giuliana Saletta, la scrittrice ossolana, autrice di Echino, lancia un invito ai bimbi: abbellite la bicicletta secondo la vostra favola preferita. La bici più bella sarà premiata. La giornata prevede il tour su due ruote della città al mattino, alle 12 la premiazione degli addobbi più belli, alle 12.30 si riparte alla volta della ciclovia del Toce, tappa successiva la prateria dove attorno alle 13 ci sarà il pranzo al sacco. E sempre domani, ma a Santa Maria Maggiore, torna l'appuntamento con la pittura all'aria aperta. Il capoluogo vigezzino si trasforma per l'occasione in una piccola Montmartre. Dopo il successo della prima edizione, ritorna domenica a Santa Maria Maggiore, Montmartre in Valle Vigezzo, artisti a cielo aperto. Un evento che vuole celebrare e valorizzare la pittura vigezzina. Organizzata dalla Proloco e dal Comune di Santa Maria Maggiore, con il supporto della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, la manifestazione vedrà protagoniste pittura, scultura e grafica nelle loro diverse declinazioni. Un giusto tributo alla tradizione artistica di una valle che è sempre stata conosciuta come la Valle dei Pittori. Gli artisti partecipanti all'evento eseguiranno nel centro storico di Santa Maria Maggiore un'opera realistica o idealizzata, figurativa o astratta. Gli atelier all'aperto saranno visitabili dalle 11.
Il centro del borgo sarà animato da pittori e scultori che, armati dei propri attrezzi del mestiere, avranno a disposizione l'intera giornata per completare la loro opera. Come già avvenuto lo scorso anno, saranno anche allestite alcune postazioni per permettere ai bambini di disegnare e colorare. Quest'anno verrà inoltre ideato in Piazza Risorgimento un punto gioco per i più piccini, che vorranno cimentarsi con i giochi della tradizione. Sarà insomma una vera e propria passeggiata nell'arte vigezzina, quella di domenica, ma non solo. I visitatori verranno accompagnati da un sottofondo musicale in pieno stile parigino, grazie a fisarmoniche itineranti che nelle vie del paese faranno rivivere l'atmosfera di Montmartre. Una giornata davvero originale che appassionerà di certo adulti e bambini. Tutti infatti avranno la possibilità di votare la propria opera preferita e anche il miglior allestimento nelle vetrine dei negozi che si vestiranno a tema per l'occasione. L'artista più votato avrà infine la possibilità di vedere ospitata una sua mostra personale al Centro Culturale Vecchio Municipio. Domani 8 maggio sarà anche la giornata mondiale della Croce Rossa, diverse le iniziative in programma anche a livello locale. A Verbania a partire dalle 9 l'appuntamento è in piazza Matteotti, a Domodossola invece il ritrovo in piazza Mercato, una giornata ricca di eventi quella do mese. Si comincia al mattino alle 10 con l'esercitazione sanitaria congiunta di volontari Croce Rossa e Vigili del Fuoco, tarda mattinata e primo pomeriggio in programma dimostrazioni di primo soccorso, a partire dalle 15 sino alle 17 biciclettando in sicurezza, educazione stradale per i più piccini alle 17, in programma il flash mob salva vita. E sempre domani alla Mattia di Anzola Dossola, esperienza di vita a piedi o in bici, appuntamento presso il punto vendita alle 16.30, un viaggio a piedi o su due ruote come esperienza di vita, ma anche per fare del bene lo scopo dell'iniziativa, che è in collaborazione con l'Unione Italiana alla lotta alla distrofia muscolare e con la Fondazione Il Giardino delle Rose Blu. Immagini dall'Italia e dal mondo con gli ospiti Milena Di Pietrantonio, Tiziano Pirazzi e Darinka Montico. Verranno illustrati i progetti benefici messi in campo. In apertura di pagina sportiva il basket, con la Paffoni Omegna impegnata ieri a Castelletto in gara 3 contro Iesi. Sentiamo com'è andata. Non c'è pace per la Paffoni che batte Iesi in gara 3, anzi domina Iesi 91-73, riapre la serie, la porta a gara 4 che si giocherà domani alle 18 al Palamico. Ma il dramma è quello di Tyler Smith, che si infortuna nel corso del secondo quarto, gli esami cui è stato sottoposto questa mattina al centro ortopedico di Quadrante di Omegna hanno purtroppo evidenziato la rottura del legamento crociato e del legamento collaterale. Ovviamente stagione finita, è un grave, gravissimo infortunio per l'americano della Fugger, a cui ovviamente facciamo un in bocca al lupo. E in gara 3 la Paffoni aveva, come detto prima, dominato gli avversari in virtù di una grande partenza, con la palla che scorre davvero fluida nel corso del primo quarto in attacco, con buone soluzioni al tiro, con Galloway e Smith subito ispirate, e il vantaggio che diventa subito in doppia cifra per la squadra di coach Faina, che a metà gara si trova avanti addirittura sul più 17, 50-33, nonostante appunto l'infortunio già descritto e detto di Tyler Smith. Il secondo tempo scivola via senza grossi sussulti, con Omegna che mantiene sempre un vantaggio importante di 13, 14, 15, 16 punti. Iesi non dà mai l'impressione di poter rientrare. Omegna trova grandi giocate da parte di Cappelletti e Gorini, senza alcun ombra di dubbio i migliori in campo, e si prepara dunque per gara 4 che affronterà ancora di fronte al pubblico amico domani alle 18. Non ci sarà Tyler Smith, dovrebbe invece rientrare nei 10 Antonio Iannuzzi, che il suo contributo dovrà gioco forza darlo vista l'assenza del lungo americano. Servirà un'impresa, servirà un miracolo sportivo per guadagnarsi questa salvezza contro tutto e contro tutti. E la telecronaca della partita Paffoni-Iesi sarà in onda su Vicio Azzurra TV domani alle 12. Ancora basket, dopo aver vinto le prime due gare casalinghe, la Mami Oleggio si è aggiudicata anche gara 3 ed ha raggiunto la salvezza nel campionato di B. Nei playoff di C-Gold, gara decisiva per la Polio Posti Domodossola, che sarà impegnata domani alle 18 nella palestra di Ornavasso per problemi all'impianto elettrico del Palaspezia. Ed ora il calcio. Quella di domani per lo Sporting Bellinzago potrebbe essere una giornata storica. Abbiamo seguito l'ultimo allenamento della squadra del presidente Massaro.
Non è una vigilia come tutte le altre, perché è la vigilia della partita che può regalare un qualcosa di storico allo Sporting Bellinzago. Allora ti chiedo, Sandro, come si vivono queste ore? Ma bisogna viverle, e le stiamo vivendo nella serenità e nella tranquillità migliore. E ovviamente non è, l'avevi detto te, una partita come tutte le altre, è l'ultima che ci può sancire il salto in questa Lega Pro e soprattutto realizzare questo sogno. Però non cambia niente rispetto al solito, nel senso che noi abbiamo lavorato tutta la settimana come le altre settimane, abbiamo fatto un lavoro anche per quello che riguardava la squadra, partendo da parecchie settimane fa, dove ci eravamo programmati dandoci queste ipotetiche sei finali per arrivare in fondo, e così è stato, e così siamo arrivati all'ultima finale e l'abbiamo preparata come le altre settimane. Oggi è l'ultimo allenamento e oggi ormai non ci tocca altro che andare domenica in campo e cercare di fare il meglio. Che Borgo se ti aspetti? Ma mi aspetto un Borgosesia che verrà qua a giocare la sua partita. Si sono fatte tante parole, ma non vedo il motivo e il perché. È il calcio che genera queste aspettative, queste cose, dove secondo me non c'è niente da aspettarsi da nessuno, come ovvio che sia. Sarà una partita di calcio dove noi abbiamo il nostro obiettivo, loro non so che obiettivo possono avere, ma giocheranno la partita. Noi dobbiamo fare la nostra ed è di noi che dobbiamo preoccuparci, di quello che sappiamo fare noi, quello che dobbiamo fare noi e degli stimoli che abbiamo per noi. Poi il Borgosese farà la sua partita, dovremmo essere solo bravi noi a vincerlo indipendentemente da cosa mi aspetto dal Borgosese. Niente, verrà a fare la sua partita, noi dobbiamo fare la nostra e alla fine tireremo i conti, come ho sempre detto. Ci fermiamo qui, tuttonotizie.info per tutti gli aggiornamenti, grazie per essere stati con noi e buona domenica.